Siamo al ristorante Casal San Sergio, agriturismo, con noi c'è la titolare, Maria, e anche cuoca. E il ristorante Casal San Sergio si trova sotto il comune di Fossombrone, e uscendo all'uscita della superstrada di Fossombrone, prendendo per Pergola. Sì. Passiamo Isola di Fano e a pochi chilometri. Tenendo la destra si arriva al casale, Dopo 3 chilometri. Bellissimo casale in mezzo alla natura marchigiana, una campagna, oggi una bellissima giornata. Casale tutto ristrutturato nuovo, abbiamo visto dei locali stupendi. E, Maria, cosa ci prepari di bello? Oggi facciamo dei maltagliati con speck, pinoli e pecorino fresco grattugiato sopra. Maltagliati sono fatti in casa di farina di grano tenero, metà farina di grano tenero e metà farina di fave e le uova. La farina delle fave te la procuri qui nella zona? La farina delle fave la prendo a Frate Rosa, che c'è un agricoltore che coltiva. Quindi tutto a chilometro zero, sì, tutto sì. Qui. Questi li hai fatti in casa? Sì, sì, questi sono fatti in casa. Almeno le quantità ce le dici? Quantità, mettiamo su, io faccio le quantità un po' grandi, 10 uova, mettiamo un chilo di farina, tra cui mezzo chilo di farina di fava e mezzo chilo di farina di grano tenero, nostro, della nostra azienda. Poi niente, stendi la sfoglia. Poi si stende la sfoglia come una normale pasta fatta in casa, si fa metà e metà della farina e si mettono le uova e si fa la sfoglia. Poi si allarga e si lascia un po' più spessa delle classiche tagliatelle. Si fa asciugare un pochino e poi si taglia tutto a losanghe. Sempre a mano. Sì, questo è il classico maltagliato che si faceva una volta nelle cascine, quando non c'era tanto da sprecare. E non c'era la macchinetta che tagliava, no, proprio. C'era tutto olio di gomito. E le cose erano più buone. E okay. Quindi devo. Passiamo alla preparazione. Facciamo vedere, allora mettiamo un po' di cipolla. Cipolla tritata fina con del burro. Del burro, lasciamo sciogliere un pochino. Burro. Quindi poca comunque di cipolla nei miei. Sì, sì, adesso a parte che facciamo una quantità minima. Poi aggiungiamo, se possibile, dello speck tagliato a cubetti, facciamo saporire un pochino, quindi fa il bollo gelare lo speck, sì, in modo da poco già l'odore l'odore fa venire tanto, sì. Allora, appena rosolato un po', infatti vediamo che il grasso un pochino si scioglie, buttiamo un pochino di vino, spruzziamo. Vino bianco? Sì. Questo è della zona? Vino è della zona. Perfetto. Sì, sì. Allora, spugniamo un po' col vino. E poi a sto punto si dovrebbe buttare i maltagliati già lessati. Poi si aggiungono dei pinoli, okay. Dei pinoli, del pepe per dargli un po' di... Il vino l'hai fatto sfumare? Sì, il vino si fa sfumare. Passi la fiamma? Passo la fiamma. Poi questo è pronto per buttare i tagliati già lessati. Poi si mette sopra un pochino di pinoli, sì, così. E del pecorino fresco, grattugiato al momento. Però questo a piatto finito. Ok. A piatto finito si aggiunge, deve essere cotti un po' di più, dopo la fredda. Maria, com'è nata l'idea di ristrutturare questo casal che mi sa che era un pochino messo male? L'idea è nata girando queste campagne, io ho visto sto rudere e mi ha colpito molto il fatto che aveva un porticato. Porticato che intorno casali così non ce ne sono con i porticati. E allora abbiamo incominciato a venirci tutti i giorni e guardare e ce lo immaginavamo già come sarebbe diventato
rimettendolo a posto. Mi dicevi che è del Settecento il casale? Il casale del Settecento è fatto con pietra, tutta pietra del fiume, del Metauro. Quindi l'avete dovuta comunque ritirare su con la sua pietra che era qui. E abbiamo fatto sto casale, ristrutturato tutto con la bioedilizia. Interessante la cosa della bioedilizia. Tutti i materiali bioedilizi e anche l'energia che sfruttiamo, l'energia alternativa. Abbiamo pannelli solari, geotermia e paleolica. Quindi siamo autosufficienti con l'energia, usiamo quella che la natura ci... Cioè, quella costa... Ah, è un agriturismo a conduzione familiare. Abbiamo la nostra terra che produciamo gli ortaggi, il grano, abbiamo maiali, animali di bassa corte, quindi usiamo... Anche l'olio producete? Sì, l'olio, abbiamo degli olivi che produciamo l'olio nostro. Cosa prepariamo adesso? Un dolce, vero? Il dolce facciamo la classica crostata, che è un po' tipica nostra, che piace a tutti, che piace a tutti poi, con la classica statrolla, che si fa con le uova, burro, zucchero e farina. Le quantità di proporzioni bisogna vedere. Se vuoi, indicativamente, tanto no. Sa che tutti più o meno sì, sanno fare la pasta al forno. Te la prepari un pochino prima? La prepariamo il giorno prima, sarebbe l'ideale. Dopo la mantieni prima. In frigo? Poi la mantengo in frigo, avvolta nella pellicola. Okay. Poi quando ne ho bisogno la tiro fuori, la allargo. La prepari il giorno prima perché si stende meglio? Sì, perché si stende meglio, diventa più omogenea. E invece io a casa la faccio e la stendo, invece... è sbagliato. Allora, quindi... la prossima volta proviamo a farla il giorno prima. Quando c'è la pasta frolla pronta, puoi farla crostata, è semplice. Ok, la stendi sulla carta da forno, a mano? Sulla carta da forno. Poi la copriamo con della marmellata. Marmellata di fragole, mi dicevi? Marmellata di fragole fatta in casa, perché l'altro giorno avevo delle fragole troppo mature e ho fatto la marmellata. Bellissimo. Poi frutta di stagione? Sì, 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 le fragole adesso sono in periodo, quindi ne approfittiamo. Fragole, ciliegie, adesso bisognerebbe avere il tempo per fare queste cose, marmellate. Sì, però toccherebbe trovarlo, perché comunque sono sempre più buone rispetto a quelle che si fanno. La differenza si vede. Ma già nella consistenza, nell'aspetto stesso. Poi il sapore, le cose fatte in casa sono sempre poi esattamente. Il bottone, prima. Possiamo continuare a far vedere come la finiamo? Sì. Ora cosa fai? Le spicciolini da mettere? Adesso abbiamo steso la marmellata. Facciamo le spiccioline da mettere sopra. Quindi fai la classica strisciolina e basta, perché alcuni cosa fanno? Stendono la pasta e poi la tagliano con la rotellina. Ah, sì, no, questa è la classica nostra marchigiana, da noi si usa far così. Sì, anch'io faccio così. Come poi aspetto magari risulta un pochino più... È classica. Più clara, no, sì, anche un pochino più... no, non dico grezza. Chiama un po' la tradizione, poi la fanno, la sbriciolano con il passapatate così sopra, fanno... Ah, quello invece non l'ho mai fatto. È sempre la stessa cosa, solo cambia il modo di... di lavorare. Sì, l'aspetto stesso. Risulta più rustica. Questa è comunque quella che faceva la nonna. La finiamo così la facciamo vedere. Sì, la facciamo vedere finita. Ma te perché appena fatta come fai? Si stende? Oddio, va bassa. Eh?
faccio fatica a stenderla, però sì. Perché? Perché non è riposata. Ma no, quindi deve riposare. Sì, sì. Ma mai, mai si è fatto, neanche la mamma. Ah, te li fai gli scacchetti proprio a scacchetti. Io invece faccio i rondi. E poi non me vengono mai rondi precisi. No, non li faccio così con un po' a gusto. Lo facevo a mio nonno. Ok, la crostata è quasi fatta. Dopo gli fai il bordino? Sì, bisogna fare il bordino. Deve finirla meglio. Adesso se la faccio anch'io. La crostata. Sì, adesso c'hai, no? Tutta sta frutta. Sì, ho fatto la marmellata con le ciliegie. Te le proporzioni della marmellata, se uno la volesse fare... È mezzo chilo, però c'è chi ne mette anche di più. C'è chi fa un chilo e un chilo, però rimane molto dolce. Esagerato. Io l'ho fatta una volta, era... Dipende anche che frutta usi, no? Se usi la frutta molto zuccherina, va bene anche mezzo chilo. Mm-hmm. Se invece la frutta è un po' agra, tipo come... non lo so adesso cosa c'è. Tipo, c'è chi la fa con le arance, cioè la marmellata è quella con le arance. Tanto si dovrebbe due confetture. Sì. Però credo che sì, allora forse con le arance un chilo sarebbe meglio, magari che manca un po'. Ecco, questa è la classica crostata che si faceva una volta, okay. Alzala, faceva una volta e ancora è attualissima. Okay.